Romagna, benvenuti, terza puntata di Degni di Nota. Anche questa sera una serata carica di emozioni e di musica, perché anche questa sera avremo sul palco 5 dei nuovi ragazzi di questa nuova edizione del nostro talk show. Allora, facciamo un riepilogo veloce di quello che è successo sabato scorso, perché sono passati direttamente ai live del 27 novembre Paolo Pastore, Lucia Traversi e Bianca Tomaselli, eh? E poi invece per quello che riguarda gli altri tre ragazzi, Martina Bottazza, Valeria Lombardi e adesso non mi viene in mente, ragazzi, sono anziano, dovete, ve lo dico dopo, Manuel Liverani, ecco, grazie al mio gobbo personale che ho qua davanti, che vado a salutare la nostra giuria, Eleonora Mazzotti, buonasera. Grazie per l'aiuto, ciao. Lei è gentile, David Savio, buonasera, ciao. Novella Valdi, buonasera, grazie. Novella, mannaggia, tutta... È così sportiva, tutta strappata, eh? Si dice così, tutta strappata. Sì. E signori, invece, è il momento di presentarvi colei che presiede questa grande giuria di Degni di Nota, la nostra presidentessa, signori e signore, Emanuela Cortesi! Ciao Emanuela! Come mi piace questa cosa qui, tra me e lei. Io e lei, lei e io. Lui nella parte di lei nella parte di lui, sì, in un intreccio senza ci mettiamo fine. Sotto sopra, sai che io ho una canzone che dice sotto sopra sopra sotto, mamma mia, non ce la farei mai a dirlo, come sei veloce, sotto sì. Sotto no, non ce la sopra, posso sopra, fare sotto sopra, no, non ci credo, lei mi sta prendendo in giro, Cortesi. No, io allora, però vorrei farle notare, dica, la mia camicia. Complimenti, no. Da dove viene? Ah, viene da, perché mia nipote Alissa è patita con i giapponesi, i coreani, adesso c'è sta moda, no, però piace moltissimo. E volevo dirle che potrei fare quasi concorrenza a... Alla Mazzotti? No, alla Mazzotti vince a sempre. Sabio, a Sabio. Sì. Allora facciamo una cosa, visto che lei ha detto queste cose, noi ringraziamo Mondo Giovane che anche quest'anno giusto. È con noi e ci dà la possibilità di metterci questi capini, questi abitini, eh? Vero Mazzotti, sì. Lei poi che è il primo anno mi sta rovinando grande la piazza comunque, mi sta rovinando, perché proprio. Quello era un corpetto che andava lo benissimo a me. Tu, vero? Sì, andava benissimo a me. Allora, prima di cominciare la gara volevo ringraziare come sempre la regia di Marco Bernabini, facciamo l'applauso a Ivo, all'audio, a Giovanni e le luci, i nostri ragazzi, Salvo, Renato, Daniel e il nostro Gaetano. Grazie a Teleromagna, grazie a Orogel, veramente anche quest'anno ci ha fatto sentire importanti e noi siamo qua per portare il meglio di noi. Abbiamo cominciato sabato con i ragazzi che ci hanno regalato le loro canzoni e anche questa sera siamo pronti a portarvi le loro emozioni. Allora, cominciamo ragazzi, siamo pronti? Siete pronti a casa? Perché, attenzione, arriva Alice Bellini. La musica per me è libertà, è il modo in cui riesco a far capire alle persone come mi sento in quel momento. Le canzoni che mi piace cantare è il pop italiano. La cosa che mi ha fatto avvicinare al mondo della musica è stata alle medie un musical. Una cantante a cui mi ispiro è Lady Gaga, il suo modo in cui è cresciuta passando dal bullismo a diventare una grandissima artista. Sono qui a Degni di Nota principalmente per una sfida personale, perché sono una persona molto timida e insicura e voglio vincere questa paura. Degni di Nota. Gli telefono
Il mio desiderio più grande è fare l'insegnante di canto. Le persone che mi sono più vicine e che mi incoraggiano di più a cantare sono sicuramente la mia mamma, che nonostante ci siano sempre battibecchi, lei comunque c'è sempre e mi sprona sempre a fare di più. E l'altra persona è la mia insegnante di canto, Natascia Placci. Saluto tutti e tutti i miei amici di Marzeno, vi mando un bacio. Degni di nota.
Alice Bellini, ciao Alice, ciao, ben arrivata, grazie. Come stai? Tutto bene. Grazie, hai aperto questa terza puntata. Alla grande, spero. No, mi fa piacere questo tuo spirito, mi fa piacere. Poi mi fa piacere che ho sentito tante cose, che hai raccontato il battibecco con la mamma. Ah, sì, e poi finalmente avete, mi piace quando voi ragazzi ringraziate i vostri insegnanti di canto. Che è Natasha Placci. Ok, no, perfetto, dai. Facciamo un applauso anche a tutti gli insegnanti dei nostri ragazzi. Allora, Alice, ci siamo. Ormai è andata, quello che è stato è stato. No, ma infatti io sono tranquillissima. Sei tranquillissima? Sì. Devo dire che mi aspettavo. Vieni Alice, vieni un po' più in qua, perché sennò dopo qua, mi dicono che... Paliamo la giuria e guai al mondo. Assolutamente, guai, no, non vorrei non mai. Non succeda mai. Ascolta, il babbo pizzaiolo come sta? Sta bene, anzi sta facendo delle pizze e ma mi aspetta una pizza dopo. Se lo sapevo te ne portavo qualcuna. Sì, dicono tutti così, dicono ah se lo sapevo. Comunque sappi che se te porti qualche trancino di pizza qui, tra la pubblicità, tra una pubblicità e l'altra, noi potremmo anche giudicare l'operato del babbo oltre al tuo. Ma figuriamoci, sempre a mangiare qua. Sempre a mangiare. Sempre il cibo. Ma è la cosa più bella del mondo mangiare. Sì. Vero Sabio? A lei l'apertura per Alice Bellini, vai Sabio. Ma io dico poche cose, ma per me canti molto bene. Grazie. Hai un bel vibrato, poi la canzone di Battisti, che è una delle mie preferite, l'hai fatta. Ho sentito il brividino, quindi basta. Grazie. E quando sente il brividino, quando senti il brividino è tacca, è colpito, basta. Eh sì. Brava, molto brava. Alice Bellini. Alice, mi hai catturato fin dalle prime note di Battisti. e così penso anche il pubblico a casa, perché te lo sei andato a prendere, l'hai cercato e l'hai guardato dritto negli occhi. E poi su Bersani mi hai fatto sentire tutta la tua sofferenza. Mi sono emozionata. Grazie. Quindi complimenti, direi ottimo esordio. Grazie Eleonora. Novella. Anche per me è così, veramente, hai creato un'emozione, hai trasmesso un'emozione grandissima. Poi hai avuto tante sfumature, eri disinvolta, bella timbrica. Ti faccio veramente tanti complimenti. Grazie mille. Oh, 3 su 3, eh? Qui la pizza ci vuole, cioè, non te la cavi. La prossima volta, giuro, sì, lo faccio. Allora io ti dico il mio gusto, una margherita con un po' di salame piccante e gorgonzola. Leggerine. Due. Poi se vogliamo esagerare, una bella tonno e cipolla per chiudere la serata, dopo la sigla. Per chiudere, perché prima esatto. Sì, perché sennò non potrei stare vicino a voi. No. Tonno... Emanuela Cortesi, a te Alice Bellini. Allora Alice, questa tua tragicità, questo tuo essere tragica, però quando finisce la canzone sei subito, allora! Quindi questo passaggio non è semplice. Di solito può essere che insomma non ci sia in un artista, e invece ho trovato che hai avuto questa padronanza, diciamo, quindi sai trattenere il tragico, filtrarlo e regalarlo. Poi quando c'è bisogno invece di mettersi a parlare di altre cose in altri termini, ci sei proprio tutta ad un pezzo. Quindi questo significa che comunque hai una padronanza di quello che stai facendo e si sente molto bene, hai una bella voce, un bellissimo vibrato. Io l'unica cosa che, perché devo dire qualcosa, no? L'unico consiglio che posso darti è quello degli attacchi,
perché gli attacchi in una canzone, se non sono fatti bene, non si capiscono bene le parole. Adesso queste canzoni qui per noi sono canzoni molto, si conoscono, magari quella di Samuele di meno, perché è un cantautorato, diciamo un po' con il pallino doc. Però cioè, gli attacchi, se tu non fai sempre... perché dopo, hai capito? Li fai, sì, no, lo so, sono un po' un mio io non so se è una tua caratteristica. Allora, se è una tua caratteristica, cerca di dominare quella caratteristica, perché e di ascoltarti, perché comunque a lungo andare, se tu dovessi fare 5 brani, adesso ne hai fatti 2, ma se tu ne dovessi fare 5 e fai tutte le canzoni in quel modo lì, a lungo andare, cioè, non si notano più neanche le sfumature, mi capisci? Mm-hmm, quindi certo, correggi quella cosa lì, perché dopo hai veramente poco da fare, okay, ma quella cosa lì è quella che mi ha fatto perdere un pochino la magia di tutto il resto. Ma devo dire qualcosa io, Sai che io devo dire qualcosa. Ma infatti, cioè, se, mi stupirei del contrario. Devo dire qualcosa. Grazie, Emanuele, Leonora, Novella, David. Vabbè, dai, una piscina, una fornarina anche alla Cortesi, dai. Va bene. No, vai, qualcosa di più. Va bene, va. Oh, noi ci contiamo, Assolutamente. Te pensi che io scherzi, ma io segno, Segno ogni volta che arrivi qua, se tu hai la possibilità e la fortuna, segno se l'hai portato o no. Allora, amici a casa, andiamo avanti perché è il momento di ascoltare un'altra bella voce, un'altra bella ragazza, arriva Alessandra Beldean. La musica per me è la mia vita. Ogni volta che sono triste oppure sono felice, cantare è ciò che mi fa stare bene. Il genere preferito di musica che mi piace cantare è il pop e il jazz, ma non escludo altri. La musica mi è piaciuta sempre da quando sono piccola, ma il mio padre spirituale mi ha aiutata molto a trovare la mia strada. Non ho un cantante al cui mi ispiro, però vorrei che un giorno qualcuno si potesse ispirare a me. Sono qui a Degni di Nota perché mi piace fare sempre nuove esperienze. Degni di Nota. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra me il giretto di parole vuote ma doppiate. Mandati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione e lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri dei centimetri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità. Ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Si bagna la fiera.
giusto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare, ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione e lasciami sognare in pace. Libera come ero stata ieri, ho 10 centimetri di cielo sotto i piedi, adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come Mastroianni anni e anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà e non c'è niente che mi sposta, o vento che mi sposterà. Potrei, ma non voglio fidarmi. Qualcosa che pensi, sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più, non ci sei più, non ci sei. Il mio desiderio più grande è riuscire a diventare una cantante. La persona che mi ha incoraggiata a seguire il mio sogno è mia mamma, perché anche suo padre aveva come hobby la musica e quindi ci teneva che io portassi avanti questa passione. Saluto le mie due sorelline, Elisabetta e Sofia. Music, degni di nota. Ciao tesoro, buonasera. Buonasera. Ciao Sandra, come va? Bene, emozionatissima. Infatti ti ho chiesto come va perché quando sei arrivata per le prove ti ho visto molto... Quanti anni hai Alessandra? 17. Diciamo, sei giovanissima. Complimenti, complimenti. Grazie. Dai, è andata, no? Sì, dai, ci rilassiamo, ci ascoltiamo i commenti della nostra giuria e poi... E poi niente, e poi aspettiamo, quello che verrà, verrà.
Ma tu sei contenta? Sì, pensi sì. di aver dato quello che potevi dare? Sì. O l'emozione ti ha trattenuto qualcosa che ancora ci farai vedere? Io l'ho vissuta bene, quindi... Bene, mi fa piacere. Allora, Eleonora, Alessandra Beldean. Alessandra, è una grandissima grazia. Sei molto aggraziata nei movimenti, nel modo in cui ti porgi e canti. E soprattutto in Giudizi Universali l'hai resa così intima, così tua, che ci hai trasportato nel tuo mondo. Però è stato un mondo condiviso, non è stato un mondo chiuso, canto per me basta, canto per qualcuno e vi invito nel mio mondo e a casa mia. È stato molto piacevole, davvero. Grazie. Complimenti. Grazie, no. Novella. Devo dire che Eleonora ha detto una cosa giustissima. Tu ci hai portato nel tuo mondo mentre ti sei esibita. Ti faccio i complimenti perché con questa voce molto calda e molto intonata. Grazie. Complimenti veramente. Grazie, Novella. David. Lui, allora ti devo spiegare che lui ogni tanto ti accorgerai, guardando le puntate, anche quelle degli altri tuoi colleghi, che a un certo punto dirà: hanno già detto tutti gli altri, io cosa devo dire? E mi sa che la partenza era quella, Alessandra, non lo so. Io avrei aggiunto, voglio aggiungere, che sembri una bambola, sei talmente aggraziata, sembri una bambola, in TV, guardavo la TV, il monitor, sembri una bambolina, capito? È bellissima, sei molto telegenica, e questo te l'avranno già detto, però come ha detto la Mazzotti, comunque anche a me mi sei piaciuta molto, hai questa voce delicata... Vediamo adesso in altri pezzi cosa succede, in altre canzoni. Grazie, David. Emanuela Cortese, a te la chiusura per Alessandra Beldean. Allora, Alessandra Beldean perché? Perché i miei genitori vengono dalla Romania. Ah, i tuoi genitori vengono dalla Romania. Sì. Ma l'ho detto bene, Beldean? Sì, sì, sì. L'accento è giusto, no? Perché io, sai, ancora non mi conosci bene, ma sono un disastro per i nomi. Mi invento dei nomi delle volte. Scusa, Emanuela. Prego, figurati. Quindi un po' di culture diverse, diciamo, cioè nella tua famiglia, diciamo, no? Italiano, ungherese. Rumeno. Scusami, rumeno. E ci sono delle canzoni rumene che fanno parte della cultura, magari come noi abbiamo Bella Burdella Fresca. Campagnola. Benissimo. Campagnola. Esatto. Invece, non so, per voi magari c'è un folklore particolare. Sì, abbiamo delle canzoni popolari che però adesso non... Cioè, adesso non te le chiedo, però tu intanto metti nel paniere, vai a fare la spesa e prendi qualche canzoncina popolare, perché è interessante anche per noi, certo, no? Assolutamente. È una cultura diversa, quindi... Certo. Detto questo, Alessandra Beldean, certamente la grazia non ti manca, hai scelto anche due canzoni diciamo simili ma diverse, e questo fatto io l'ho apprezzato molto, perché la seconda canzone ti ha dato modo di diciamo tirar fuori la vocalità spensierata, e invece nella prima canzone di Samuele Bersani hai invece centrato proprio, l'hai fatta proprio tua. Quindi a me è piaciuta molto la tua interpretazione. Qual è la frase di Giudizi Universali più importante, del brano Giudizi Universali, che ti ha colpito di più? Io ne ho una, poi non so se è uguale. Per me sei solo la copia di Mille Riassunti, perché... Significa che non hai una personalità, prendi un po' da tutti, ma non sei te stesso, quindi quella mi ha colpita particolarmente. Brava, anche secondo me. Ragazzi. Molto bene, molto bene. Brava, brava, grazie Manuela. Alessandra, allora, facciamo una cosa che qui non abbiamo mai fatto. Tu con la tua lingua d'origine come va? Bene, bene. Allora mi lanci la pubblicità, dici: amici, ci vediamo dopo, linea alla pubblicità, però... Ok. Dai. Priete ne vedem dup, pubblicitate. Ma pubblicità, che bello! A tra poco!
Franco Bergamini, vera tradizione. Oggi, Luca Bergamini, pura emozione. Luca Bergamini, energia, ballo, passione. Divertimento assicurato, emozione pura. Questa notte non finirà mai. Luca Bergamini, uno spettacolo indimenticabile. Eccoci, siamo ritornati, amici di Teleromagna. Siamo ritornati, seconda parte di questa terza puntata di Degni di Nota, una puntata che è iniziata alla grande. Abbiamo ascoltato due voci fantastiche e vi posso dire che sarà una puntata veramente bella da seguire fino in fondo, perché abbiamo dei ragazzi straordinari, come sabato scorso, ma questo sabato secondo me c'è proprio una grandissima qualità. Allora, partiamo? Siete pronti? Cosa avete fatto a casa durante la pubblicità? Io sono curioso. Manuela, cosa avranno fatto secondo te durante la pubblicità? Ma c'è chi sarà andato a cambiare l'acqua ai lupini. A Ravenna si dice così? Fusignanese. Da noi si dice l'acqua alle olive. Ecco, vabbè, abbiamo cambiato sì. il cibo. Genere. Però, sempre col cibo, è sempre col cibo noi. Ma ragazzi, io poi adesso che con la Bellini, con la Bellini qua, la pizza, io sarà che la pizza vado matto, cioè finché non mi porta la pizza io la elimino. No, io non posso votare ma la elimino, se non mi porta la pizza io metto un cartello, abbasso la Bellini in tutte le puntate. Allora amici a casa, siamo pronti perché adesso è il momento di Samantha Ciameli. Vai Ma. La cosa che mi ha fatto avvicinare di più al mondo della musica probabilmente è stata mia madre. Mia madre ha sempre cantato nel coro della chiesa, sia quando era ancora in Africa, sia quando poi è emigrata qui. E mi ha trasmesso questa passione portandomi con lei alle prove oppure durante i concerti. Il tipo di canzone che mi piace cantare sono canzoni prevalentemente in inglese, quindi soul, R&B, il pop. Una cantante a cui mi ispiro probabilmente è Whitney Houston, la ammiro molto per la vita che ha avuto e la voce che ha soprattutto. Il mio desiderio più grande è quello di riuscire a trasmettere attraverso la musica come fanno i miei più grandi idoli. Sono qua Degni di Nota per aggiungere correre un tassello a quello che è stato e sarà il mio percorso musicale. E è un modo anche per mettermi in gioco, perché tendo ad essere timida, ad essere insicura, e quindi è un modo per spronarmi a fare sempre di più, per raggiungere quello che è il mio obiettivo. Music. Degni di Nota. Vittoria agli occhi blu e viene il mondo in giù, la sento piangere se non l'ho vista ancora, rifletta la finestra, una tenda rotta e al naso all'insù, se non è proprio il mio, capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare il secondo diverso, e poi sapessi indietro quanto tempo ho perso, c'è una rivoluzione fuori tutto a pezzi, ti metto sopra il cuore così non ci pensi. Vinci su un milione, non saprei che farci. Tu non lasciare il cuore a chi fa sopra i graffi. Usa qualche coglione che poi te ne penti. Tu piuttosto guarda il cielo nei mille tormenti. E poi ti guardo mentre ridi e ti addormenti. Ho come l'impressione già ti conoscessi. E scrivo una canzone ratta. Mentre soffia altrove contro vento, gira il mondo e fa. Avessi le parole ratta. Ti direi mille cose, imparo io da te sì mille storie. Vittoria, imparo io da te sì mille
vittoria guarda in su. Se non è sempre facile, chi ti ha detto che è facile guardare il mondo in piedi se non lo conosci? E ritagliarti il tempo non fuori dai bordi. E il mondo siamo in troppi ed è pieno di stronzi. E quando fuori piove troppo chiudo gli occhi. In fondo ama quel che cerchi, che scegliere un vanto. E non arrampicarti dove non puoi esporti. C'è una rivoluzione, passa, dici scusa. Non c'è cosa peggiore di una mente chiusa. E quando c'è dolore diventi una scusa. Scusa, scrivo una canzone e mentre soffia altrove controvento gira il mondo è folle. Avessi le parole ti direi mille cose, imparo io da te se mille storie. La musica per me è un qualcosa che ho sempre avuto da quando sono piccola, di conseguenza per me la musica è un po' come respirare, un po' come l'aria. Io senza la musica non vivo, ascolto la musica ad ogni ora, di giorno e di notte, sempre. Le persone che ho più vicino, che mi incoraggiano a cantare, sono la mia famiglia, soprattutto, e i miei amici e le mie amiche. Mando un bacio e un saluto alla mia famiglia, ai miei amici e alle mie amiche che sicuramente mi guarderanno. Degni di nota. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. It rolls over my head. I know nothing at all. And I stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to grow. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. Say something, I'm giving up on you. I swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you.
something. Samantha Ciameni! Ciao Samantha! Ma come sei bella, Samantha! Grazie mille! Sei felice, Samantha? Sì! Ascolta, ma chi sono quei due pargoletti col tuo papà? I miei fratelli. I tuoi fratelli? Sì. Come si chiamano? Itan e Matteo. Come? Itan e Matteo. Ah, beh, glielo facciamo un applauso, sono bellissimi! Allora, Samantha, cosa ti ha portato qua a Dividi? Don Ginoca è un programma che in realtà ho sempre visto amici che venivano, quindi ho detto perché no, quindi mi sono iscritta. Hai fatto bene, hai fatto bene. Grazie, grazie veramente di cuore. Allora, sei curiosa di sapere cosa pensano i nostri opinionisti, sì, delle tue performance? Hai una preferenza? Ti voglio far scegliere, dai, da chi vuoi partire? A parte la presidentessa che non si tocca perché lei deve chiudere il cerchio per quello che riguarda la valutazione tua. Manuela. Eleonora Mazzotti, Eleonora Mazzotti, Samantha Ciameli è tutta tua. Samantha, tu sei giovanissima, vero? Sì, 18 anni. 18 anni, hai un timbro stupendo. Grazie. Alcune frequenze, tra cui quelle basse, sono veramente da far accapponare la pelle. Grazie. Sono meravigliose. E visto che hai questa bocca così bella, pronuncia di più, fa capire ancora di più le parole, sia in italiano che in inglese, perché veramente pendiamo dalle tue labbra, nel vero senso della parola. Bello, bello, bello. Sono molto curiosa di scoprire che cosa potrai proporre anche in futuro, ad esempio. Grazie. Complimenti. Grazie, Eleonora. Novella. Che dire? C'è poco da dire perché sei veramente brava e dai tante emozioni. E hai queste belle note, come ha detto Eleonora, molto profonde, molto piene. E ti presenti bene, hai questa espressione molto dolce e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Grazie, novella. La provenienza della tua famiglia, sì, Samantha? Sì, è dal Camerun. Ah, Camerun. Io mi ricordo, non so, magari tuo papà se lo ricorda, no? E i mondiali dell'82, quando ci avete fatto penare, Italia-Camerun, ci avete fatto penare, mi ricordo. Diglielo tuo papà. Il portiere, come si chiamava il portiere? No. Un cono? Eccolo là. Quel portiere lì, le parava tutte. Ci avete fatto penare. Ma tu ancora eri nei pensieri del tuo papà, della tua mamma. David! Io non mi ricordo perché non ero nato ancora, quindi non... No, non fare il furbo, tu c'eri come c'ero io e poi siamo andati con le bandiere a festeggiare. Samantha, hai un bel timbro vocale. Voglio sentirti in altre canzoni, sì, perché tu hai potenzialità. Sì. E adesso in questi due pezzi che sono molto belli, però nel primo... Qualche parola mi è scappata perché era talmente bassa, talmente... Ti dico, sentiamo altri pezzi. Comunque hai una bella... Insomma, sta trasmissione, tre ragazze tutte brave. Eh sì. Grande qualità, sì, in grande questa qualità. Terza puntata, devo dire. Complimenti ragazzi. Anzi, complimenti ragazze, perché fino adesso le donne... Ma chissà, perché le donne sono sempre le più brave. Mi viene un nervoso... Guarda come ride la Cortesi, Samantha, guarda per la Cortesi natura. Come ride. Sta sorridendo, Samantha. Gli chiediamo qualcosa o la saltiamo proprio? No, te sei curiosa. Sì, sì. Perché come si fa a non voler sentire la voce di Manuela Cortesi? Prego, Manuela. Allora, Samantha, io mi piacerebbe essere una mosca e entrare nella tua camera, perché... credo che tu dentro di te abbia tante di quelle cose ancora da regalare, però dipende da te se tu lo desideri. Per adesso ci stai dando così, pochissimo. È un po' una tua, diciamo, difficoltà di esprimerti completamente, oppure... fa parte anche delle canzoni che hai scelto, sono due canzoni molto... la prima devo dire di no, la prima Vittoria è non è la vittoria, però insomma
voglio dire, è una canzone importante con un sacco di parole che vanno pronunciate, come giustamente hanno detto anche i miei colleghi, e quella, diciamo, è... Però alla fine tu ci metti talmente del tuo che si capisce, non si capisce, non ce ne frega poi più di tanto. Alla fine quello che arriva è quello che tu ci dai, pur non facendo niente. Allora la domanda è, pensa se per caso facesse qualcosa. Allora, vediamo se il mago Bergamotto, quando ti assegnerà le canzoni, riuscirà a fare in modo che tu ti apra un po' di più. Mi capisci? Mm. Perché questa è la cosa che io, che a me comunque è mancata. Cioè, non mi è mancata. Ho il desiderio, mi piacerebbe che tu ti esprimessi di più anche fisicamente, anche con, capito, con la rabbia quando si dicono le cose, no? Non soltanto con l'esecuzione, ma l'interpretazione mi piacerebbe che fosse un po' più aperta, ecco, che è quello che secondo me ti manca un po'. Sei d'accordo oppure sto dicendo delle cose che non hanno senso? No, evidentemente è qualcosa che devo migliorare. È una cosa che secondo me tu devi migliorare. Ecco perché mi piacerebbe essere una mosca ed essere nella tua stanza quando invece non ci sono telecamere, fratelli, genitori, e tu sei là che fai finta di essere Cristina Aguilera, che ne so. Ok? Quindi io desidererei che questa cosa venisse fuori, perché secondo me c'è. E allora, se decidi e sei determinata a fare in modo che le tue emozioni arrivino alle persone, fallo anche con il resto del tuo corpo. Ok? Okay? Brava comunque. Grazie Manuela, Leonora, David e Novella. Allora, Samantha, no, rimani qui con me, perché adesso andiamo a scoprire un'altra tua collega. Non mi guardare così, te di la verità, non vedi l'ora di andare via? Dai, che stai bene, qui si sta bene. Senti com'è tranquilla qui, non vola una mosca. Quando non parlano i giudici, senti che silenzio. Allora andiamo a scoprire Giulia Casbel. Andiamo? Guardiamo se ce la manda qua Marco. Vai Marco. La musica per me è la mia vita, è tutto per me. Io ci sono nata fin da piccola, è stato sempre la mia passione preferita. Le canzoni che mi piacciono cantare devono avere un significato profondo. Essendo una persona che non riesce molto a esprimere le proprie emozioni parlando, usando la musica riesco a fare questo. Un cantante a cui io mi ispiro direi che sono tanti, tra Aretha Franklin, Tina Turner, tutti gli afroamericani direi, soprattutto. Mi piace la musica blues, quindi direi questi. Sono qui a degni di nota per una sfida con me stessa, soprattutto perché non so parlare alle telecamere, e credo che si sia visto, quindi spero di riuscire ad avere un'esperienza per la mia vita e quello che sto facendo. Degni di nota. C'è qualcuno le vuole belle, donna solo per qualche giorno, poi ti trattano come un porno. Donne piccole violentate, molte quelle delle borgate, ma quei uomini sono duri e quelli godono come muli. Donna come l'acqua di mare, fanno fuori
Non ho fatti saltare addosso, in quella strada nessuno passa. Donna, fatti legare al palo e le tue mani ti fanno male. Donna che non sente dolore quando il freddo gli arriva al cuore. Quello ormai non ha più tempo e se n'è andato soffiando il vento. Donna come l'acqua di mare, la cosa che mi ha fatto avvicinare alla musica non saprei, per me la musica c'è sempre stata, è sempre stato il mio punto focale per la mia vita, quindi dalla danza al canto da più grande c'è sempre stata. Il mio desiderio più grande è essere fiera di me stessa e riuscire ad arrivare con la mia musica agli altri e spero di arrivarci. La persona che mi è stata più vicina sicuramente mia madre e tutta la mia famiglia. Mi hanno sempre incoraggiato per fare la musica e soprattutto vorrei anche dire la mia scuola di musica con la mia prof di canto che è Messalina Fratnic, che la saluto, che mi ha aiutato, è la persona che mi ha aiutato più di tutti. Un saluto a tutti, alla mia famiglia, a tutti i miei amici che mi seguono e alla mia scuola di musica. Music. Degni di nota. If you walk away,
Giulia Casadei, in arte Giulia Caspel. Ciao Giulia, ben arrivata. Grazie. Allora, è andata? È andata. Sì, però... è andata perché ti ho visto un po' tesina. Un po' tesina, nelle prove. Sì. Però adesso... Adesso Romagna Sangiovese, viva la Romagna! Da dove vieni, Giulia? Da Ravenna. Ah, Ravenna! Qui abbiamo la Mazzotti che arriva da Ravenna, la Cortesi che arriva a Fusignano. Fusignano, nata, vissuto. Ciao. Ciao, perfetto. Abbiamo invece Sabio che arriva da Forlì. Siamo tutti romagnoli. Allora. Ho sentito la mamma, gli amici, sì. Ti stimolano? Sì, un sacco. Un sacco. Io adoro esprimere, riuscire a dare un messaggio per prima cosa, quindi sì, i miei amici e mia mamma soprattutto mi aiutano. Quanti anni hai, Giulia? 21. 21, sei giovanissima. E la dolce metà cosa dice di questa tua... Per adesso la dolce metà non c'è. Non c'è. Lasciamola stare, c'è tempo, vero? Lasciamola stare. Andiamo invece dai nostri giudici che sono lì, che vogliono esprimere loro il loro giudizio su quello che hanno ascoltato. Tu sei contenta di, quella che, sì. di quello che hai dato? Ti senti soddisfatta nonostante l'emozione, però sei soddisfatta. Sì, l'emozione ovviamente fa, però... Dai. Caro David Sabiu, lei che viene da Forlì e non da Ravenna come Giulia, che ci racconta? Beh, Giulia, una bella potenza di voce. No, questa puntata fino adesso... Ragazzi, saranno fattacci vostri. Bravo, infatti stavo pensando a questa cosa. Sì, perché spieghiamo agli amici a casa, anche questa sera, cinque ragazze, perché sono cinque ragazze, avremo due che andranno al ballottaggio. Non succede niente, perché comunque ve la giocate, sì. Perché il 20 di novembre ci sarà questa puntata dedicata agli otto che sono andati ai ballottaggi, quattro andranno il 27 ai live con la band dal vivo qui che vi accompagnerà e quattro purtroppo andranno a casina, come si dice Galeata, va a casina che sei stanco. Novella. C'è poco da dire perché sono tutti veramente molto bravi, anche lei mi è piaciuta tanto, ha la sua personalità. Ha messo proprio in centro la sua personalità e di conseguenza ha anche questa bella voce, veramente molto presente, per cui ho note alte, belle tranquille, ho visto che... Una bella estensione. Sì, sì, una bella estensione. Ascolti, sì. Vandi, grazie. Non faccia come Sabio l'anno scorso con quella cartellina, c'ha il microfono lì, dopo Ivo se la prende con me, perché mi dice il regista audio, dice, ma tu devi dirle queste cose, capito? Perché è cattivo, eh? Ah, è cattivo, ragazzi. Per fortuna per adesso ancora non è niente. Sì. Allora, cara Eleonora Mazzotti. Ciao Giulia. Ciao. Poi mi piace il fatto, ascoltando le vostre clip, che quest'anno Degni di Nota sia una sorta di grande contenitore terapeuta. Perché molti di voi... si stanno riscoprendo, hanno bisogno magari di superare degli ostacoli con se stessi, insomma avete bisogno di risolvere delle questioni e attraverso la musica effettivamente il potere terapeutico dell'arte c'è, quindi il posto giusto, poi con la master appunto presieduta alla mano siamo qui nel posto giusto. Tu hai delle basse, delle frequenze veramente molto interessanti e hai questa grande potenza che emerge fin da subito, così come si percepisce anche la tua voglia di cantare, il tuo bisogno, anche nel brano di Mia Martini, si sentiva che avevi un dolore, che avevi un bisogno di esprimerti. Visto che hai questa bella potenza, cerca di calibrarla un pochettino, così non la spari tutta subito. Punto d'Achille. Ah, ma ti capisco, perché boom, sì. da romagnola tu tutto subito. E invece bisogna un pochettino... cercare di dosare, sì. In modo da stuzzicare anche la curiosità e l'orecchio dell'ascoltatore che dice adesso cosa succede, dove andiamo? Un piccolo consiglio perché insomma c'è una bella pasta anche qui. Eh sì. Grazie. Questa sera vi metteranno in grande difficoltà. Grazie Eleonora. Emanuela, chiusura per la nostra Giulia Caspel.
Allora Giulia, il brano in italiano sicuramente 100 volte meglio del brano in inglese, perché era più nelle tue corde, poi ti sei espressa molto meglio, secondo me. Fra l'altro un brano anche molto difficile e anche adulto, perché parla, però tanto a noi ci ammazzano una volta al giorno, non c'è problema, bambine, ce ne fanno di tutti i colori, quindi un brano importante, molto intenso, che hai cantato bene secondo me, molto più, è molto più adatta a quella tessitura lì del secondo. Il secondo, secondo me, non è un brano per te adesso, in questo momento storico della tua vita. Probabilmente fra 3 anni quel brano lì, siccome ti piace tanto, allora lo andrai a riprendere con un'altra situazione emotiva e anche vocale. Perché sempre è un consiglio che do, non studiate i pezzi dall'inizio fino alla fine. Siccome tutti i pezzi hanno dei ghirigori, chiamiamoli così, perché quelli che scegliete sono quasi sempre molto arzigogolati, molto tutte queste cose, e però bisogna essere in grado di farlo, altrimenti bisogna avere una personalità talmente spiccata che uno non pensa a chi ha cantato quel brano lì prima di te, mi capisci? Allora, bisognerebbe cercare di bilanciare un pochino nella scelta dei brani. Questo è un consiglio che io do a te, ma parlo a Gianni perché senta, ascolti Giacomo, quindi anche a tutti gli altri. Bisogna fare molta attenzione ai brani. Non tutti i brani sono adatti adesso, in questo momento storico, per cantarli. Ok? Quindi essere consapevoli significa fare un passo avanti. Ok, quindi io ti consiglio di fare questo. Per il resto in italiano, guarda, mi sei piaciuta veramente tanto, quindi ti faccio i complimenti. Grazie Emanuele, Eleonora, Davide e Novella. Allora, rimani qui Giulia, perché adesso mi devi lanciare la pubblicità. Guarda, guardiamo quella telecamera là, mi raccomando, bella convinta, soprattutto devi dire che non cambino canale, perché abbiamo ancora della bella musica da fare ascoltare. Okay. Si comincia in te. Non cambiate canale, adesso pubblicità. Brava Giulia, a tra poco! Giovani, negozio abbigliamento uomo e donna nella Repubblica di San Marino. Sara, la titolare, ogni anno sceglie con cura i modelli più belli della stagione, a iniziare da quelli casual da giorno, per chiudere con quelli eleganti di alta sartoria italiana, adatti per le vostre grandi occasioni. Vasta gamma di taglie che arrivano alla 60 per l'uomo e alla 54 per la donna. La moda prende forma in un'alternanza di stili e tendenze e da Mondo Giovane sarete accolti con cortesia e professionalità nella scelta dei capi più adatti a ognuno di voi. Ogni giorno Mondo Giovane si impegna a offrire sempre più qualità e attenzione al cliente. Strada Villa di Sopra 9B, Borgo Maggiore, Repubblica di San Marino. Eccoci, ben ritrovati, terza e ultima parte di questa terza puntata di Degni di Nota. Mi sento di dire che anche quest'anno abbiamo dei ragazzi straordinari, veramente, gli faccio un applauso io, perché abbiamo iniziato queste due puntate alla grande. E poi manca ancora una ragazza, perché questa è una puntata family di donne, eh? È contenta lei Cortesi, quando vede le ragazze, lei cantare, le donne, lei è proprio di parte proprio, eh? No, non sono di parte, è che le ragazze attraverso la musica si esprimono, magari trovano l'occasione giusta per potersi esprimere, mentre voi avete tutte le occasioni per farlo. Tipo? No, tipo tutte, il mondo è comandato dagli uomini,
Poi dite che comanda la palla. Questa è la palla. Sì, sì. Perché le donne e i ragazzi si stanno prendendo i punti più importanti, strategici. Sì, ho detto una cavolata, Debbie. Sì, va bene, ok. Vabbè. Comunque va bene così. Va bene lo stesso, sì, sì. No? Finché si combatte. Ma qui a Degni di Nota comando io. Tu comandi tu, però, sai, noi ti che facciamo... Che non è vero, comanda. Noi ti facciamo comandare, eh? È perché una finta. Fanno finta di farmi comandare. Ah, e sì, poi sì. Dopo vengono sempre fuori le donzelle. No, sto scherzando. Certo. Allora, amici, non mandiamo via la concentrazione, che fino adesso immagino anche a casa sia stata alta, perché abbiamo ascoltato delle bellissime cose e chiudiamo... ancora con grandi canzoni. Arriva lei direttamente dall'Umbria, Maria Chiara Cheli. A me la musica è sempre piaciuta, però la cosa che mi ha fatto avvicinare al mondo della musica è stato un centro estivo dove appunto c'erano diverse attività da fare, tra cui il canto, e quindi mi sono avvicinata al mondo della musica lì. Le canzoni che mi piace cantare di più sono quelle del genere pop melodico italiano, anche se cerco un po' di fare un po' di tutto, ecco. Le cantanti a cui mi ispiro sono due, sono Mia Martini e Loredana Bertè, le sorelle Bertè, proprio perché oltre a essere due cantanti molto brave, quindi a livello professionale, sono anche due donne molto forti e dal carattere molto diverso, quindi cerco un po' di cogliere dall'uno e dall'altro carattere. Sono qui a Degni di Nota innanzitutto per mettermi in gioco e soprattutto anche per imparare, perché secondo me c'è sempre da imparare da tutto e da tutti, e anche per confrontarmi con persone diverse, di diverse età, ma anche di diversi stili di canto. Degni di Nota. Ti ricordi una volta si sentiva soltanto il rumore del fiume la sera? Ti ricordi lo spazio e i chilometri interi? Partite allo stadio sulle spalle di mio padre, la fontana cantava e quell'acqua era chiara. Dimmi che era così. C'era pure la giostra sotto casa nostra e la musica che suonava. Io bambina sognavo un vestito da sera con 3.000 sottane. Sembrava
di sì, l'hai più vista così. Il mio desiderio più grande è fare quello che mi piace e facendolo rendere la gente orgogliosa di me e renderla felice. Le persone che mi sono sempre state vicino in questo mondo della musica sono la mia famiglia, i miei nonni e anche il mio fidanzato, che mi incoraggiano ad andare avanti perché hanno sempre creduto in me e per questo li ringrazio tantissimo. Saluto tutti quanti, tutta la mia famiglia, i miei amici, il mio cane Tyrion e il mio fidanzato Emanuele. Music. Degni di nota. Maria Chiara Kelly! Ciao Maria Chiara, ben arrivata a Degni di Nota! Grazie mille! Grazie. Sei emozionata Maria Chiara? Sì, abbastanza! Abbastanza! Com'è andato il viaggio? Tu sei dell'Umbria, giusto? Sì. E dove di preciso? Vicino a Città di Castello. Vicino a Città di Castello. Ah, l'Umbria è bella, eh? Si mangia bene? Si mangia bene. Si mangia bene. Sei venuto con tuo papà? Con mio papà e mia mamma. Ah, proprio la tua famiglia al completo. Sei figlia unica? Sì, sì. Ah, allora sei coccolata, eh? Sì.
Sì? Sono tutti per me. Sono tutti per te. Quanti anni hai, Maria Chiara? 16. 16, ma sei giovanissima, mamma mia. Allora, sei contenta di quello che hai dato per sono la prima contenta. Volta? Sono contenta, sono ancora emozionata, non vedo l'ora di sentire il parere dei giudici. Allora, ci andiamo subito. Va bene. Eleonora Mazzotti, per te Maria Chiara Cheli. Maria Chiara, sei giovanissima, giovanissimissimissima, hai una voce molto omogenea. Grazie. Per questa età, quindi si sente che comunque hai studiato, stai studiando, ti piace. A me piacerebbe ascoltarti personalmente in qualcosa anche di un po' più contemporaneo. Se ci sarà la possibilità prossimamente, qualcosa anche di più adatto alla tua età, perché qui ti sei confrontata veramente con dei pilastri, no? della musica italiana e internazionale. E mi piacerebbe vederti più nel ruolo di sedicenne, ecco, sia nel modo di cantare, insomma, sia nelle canzoni, che anche nel modo di vestirti. Così ci fai vedere un po' diversità. Mettiamo le borchie, Maria Chiara, la prossima volta. Grazie Eleonora. Grazie. Sì, infatti Eleonora ha detto una cosa giustissima, perché comunque hai scelto due canzoni impegnative, soprattutto la prima, e magari per certe canzoni bisogna veramente starci molto sopra. Infatti ho notato delle imperfezioni nelle note basse, così, però logicamente tu ci hai messo del tuo impegno, visto che eri anche molto, ma molto emozionata. Questo l'ho notato subito, sì. Non eri tranquilla. Già nella seconda canzone eri più tranquilla e ti esprimevi un po' meglio, l'ho notato questo. Per cui, avanti tutta. Grazie, Noella. L'emozione delle volte, poi 16 anni ragazzi, io dico sempre, quando delle volte no, io ho 16 anni, vabbè, io a 16 anni ho iniziato a suonare con mio padre, però ero un bambino, cioè, invece questi ragazzi a 16 anni già in televisione, già spigliati così, è bello veramente. David? Beh, io sono d'accordo con tutte e due di quello che hanno detto loro, e siccome tu hai, credo, cioè da come canti, hai questo timbro un po' velato. Certe parole non riuscivo a capire quando hai fatto la nevicata, capito? Quindi, come dice la novella, devi cercare di far capire bene le parole quando le canti. Poi, secondo me, hai una voce che andrebbe bene con un genere un po' più soft, capito? Non di quelli sparatissimi. Però, sentiamo gli altri pezzi, più avanti. Adesso andiamo avanti e vediamo che succede. Grazie. David. Emanuela Cortesi, a te la nostra Maria Chiara Chiri. Mary Claire. Allora, Mary Claire, dunque, sei proprio una brava ragazza. Grazie. Sei vestita da brava ragazza, sei compita, la catenina, gli orecchini, il tuo vestitino, sei perfetta. Però qua hai cantato due brani dove in tutte e due, nel primo, nella nevicata, c'è un ricordo, si canta il ricordo di un tempo che non arriva, non ci sarà mai più. Quindi è struggente, capito? E At Last è una canzone, anche quella veramente struggente, scritta da Etta James, in una condizione di donna proprio, veramente, veramente incredibile. Per cui sono due sentimenti e io ti esorto ogni volta che tu ti approcci alle canzoni ad approcciarti perché e pensare che la canti tu la canzone, non approcciarti perché ti piace come la canta un altro. Forse è un pochino questo che tu devi cominciare a fare. È un fatto di maturità, lo sai, sì. Quindi arriverà sicuramente con la maturità questo fatto, questo modo di pensare, però è un modo di pensare che ti permetterà di capire veramente qual è il tuo genere, il genere migliore, la cosa migliore per te in questo periodo che è di sedicenne. Quindi, ok, sai, anche al mio fidanzato, a mio marito, devo dire mio marito perché l'ho sposato,
a mio marito, che è molto più giovane di me, però lui si ricorda delle canzoni che non era neanche nato, mi capisci? Questo è bello, questo è molto importante, perché significa che tu hai una cultura musicale. Questa è una cosa che io apprezzo tantissimo e non c'è in quasi nessuno di voi. Invece portare le canzoni di un tempo, diciamo, va bene, perché significa che hai fatto uno studio su quella cosa lì. Però poi, subito dopo, devi pensare, un momento, ma io in fondo ho 16 anni. A 16 anni posso raccontare di una situazione così incredibile, di una Roma così pazzesca, posso raccontare di un momento così incredibile con un ragazzo? Può darsi, però secondo me hai tempo per raccontare queste cose attraverso il tuo sentimento. Mi sono spiegata? Sì, sì. Ok, grazie. Quindi questo, figurati, questo è il consiglio che io ti do. Tu lo puoi fare, perché sei una ragazza intelligente, una ragazza che va anche oltre alle situazioni, quindi tu lo puoi fare questo lavoro qua. Fallo, vedrai che ti darà molte soddisfazioni. Poi vediamo Bergamotto che canzoni ti affiderà. Bergamotto, ti piace Bergamotto? Capito? Maria Chiara? Profuma, è affettivo, è una cosa, sì. Perché lei mi vuole bene, in fondo lei vede, c'ha un po' di astio, no? Però lei mi ama, mi adora. E che non lo può far vedere, capito? Questa è una commedia che va avanti ormai da 4 anni. Tesoro, ti voglio bene, Emanuela Cortesi, Eleonora Mazzotti, Novella Vandi e David Savio. Allora, Maria Chiara, adesso rimani qui con me, perché adesso ci andiamo a rivedere tutto quello che ci avete regalato voi ragazzi in questi highlights che il nostro Marco Bergamini ha preparato, così vi riascoltiamo e poi ci sarà il giudizio della nostra giuria, ma tranquilli, perché anche se qualcuno di voi andasse al ballottaggio non è successo niente, perché comunque avrete modo di rifare, ricantare, farvi risentire, magari correggere anche quelle cose che vi hanno consigliato i nostri giudici di correggere. Marco, sei pronto? Vai! Degni di nota. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando. Music. Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue, troveremo il modo di rimuoverle. In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore, e su di me puoi contare. Dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio, torre di controllo aiuto, sto finendo l'aria dentro al serbatoio. Potrei, ma non voglio fidarmi di te, io non ti conosco, in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi, sei solo la copia di mille riassunti. Music. But I'll be a bag of bones driving down the road alone. My heart is wrenched in wine. Oh, oh, but you soffia altrove contro vento, gira il mondo e folle, avessi le parole, ratta, 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 ratta.
saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get you. Degni di nota. Donna come l'acqua del mare, chi si bagna vuole anche il sole. Spettacolo ragazzi, che spettacolo! Allora, devo dire che mentre andavano gli highlights, così mi sono fermato a parlare un attimo con i giudici, anche perché lo sapete, io non voto, non do preferenze, perché mi voglio vivere questa esperienza con i ragazzi qua presenti, però dobbiamo regalare un applauso a queste cinque ragazze che ci hanno veramente fatto sognare questa sera. Complimenti a tutte e cinque perché siete state veramente brave. E voglio ricordare che le due ragazze che andranno al ballottaggio stiano tranquille perché comunque hanno ancora tutto, cioè diciamo che hanno tutto il tempo per rimettersi in giochi e per in gioco, per giocarsi naturalmente il passaggio ai live di sabato 27 di novembre. Allora, adesso io direi di chiedere alla regia le tre ragazze che andranno direttamente ai live di sabato 27 di novembre. Marco. Degni di nota. Uela! Alice Bellini, Samantha Ciameni e Alessandra Beldean. Complimenti, ma complimenti anche a Maria Chiara Cheli e a Giulia Casbel, veramente ragazze tranquille perché è stato veramente complicato per la giuria perché siete state tutte veramente bravissime. E allora mi raccomando, non perdetevi d'animo, rimanete con questa energia perché sabato 20 vi giocherete insieme ad altri sei ragazzi o ragazze l'ingresso ai live, 4
abbandoneranno degni di nota, ma 4 andranno direttamente ai live del sabato dopo, sabato 27 di novembre. Allora, che dire, grazie ai nostri giudici che anche questa sera sono stati fantastici, Novella, David, Eleonora, la nostra presidentessa Emanuela Cortesi, grazie ancora a tutta questa famiglia di Degni di Nota, grazie agli operatori, a Renato, a Daniel, a Salvo, a Gaetano, che non volevo neanche salutarlo, Gaetano, perché è quello che mi fa arrabbiare, cioè non sta zitto un attimo e vai a destra, vai un po' più a sinistra e vai di qua, che lì sei al buio. No, sto scherzando, grazie Gaetano. Un applauso a Giovanni alle luci, anche quest'anno impeccabile. A Ivo, alla regia audio, e al grande nostro regista Marco Berrabini. Grazie veramente di cuore a tutti. Grazie a voi che sempre col vostro affetto ci seguite. Noi ci vediamo sabato prossimo, perché arriveranno qui sul palco gli ultimi 6 concorrenti per formare questa grande famiglia dei 17 concorrenti, e anche sabato scopriremo i 3 ragazzi che andranno direttamente ai live e invece i 3 che si aggiungeranno ai 2 di questa sera e ai 3 di sabato scorso, dove si giocheranno la missione ai live di sabato 27. Grazie a Teleromagna, a tutta questa grande famiglia, grazie a Orogel, da Luca Bergamini e tutta questa grande family. Buonanotte, ci vediamo sabato prossimo con Degni di Nota. Buonanotte. Troverò quella forza nascosta che è in me per svelarti.